Ci sono alcune cose che non mi hanno soddisfatto nella risposta. Vorrei capire, e questo magari se mi può dare risposta anche adesso, se la mia interrogazione era rivolta a lei e anche all'assessore Bolognini e al comandante Perini, per cui se le risposte che ricevo riguardano solo il suo ambito e mi devo aspettare una risposta anche dall'assessore Bolognini o meno. Ecco, su questo avrei bisogno delle informazioni. Riguardo a quello che è di sua competenza, io avrei alcune osservazioni da fare. In particolare, sul fatto che non mi viene data una risposta riguardo alla verifica delle emissioni. Io capisco che lei mi dice che viene fatto ricorso a ditte o a laboratori privati. Io posso comprendere che ARPA o la provincia demandi ad altre il compito di fare queste analisi. Mi sembra invece estremamente curioso il fatto che il comune di Vittuone intimi all'azienda di fare da parte loro le verifiche. Il controllore è anche il controllato. Io ho chiesto espressamente se è legale che l'azienda controllata sia anche quella che effettua le verifiche. Questa cosa mi sembra grave. Allora, se l'azienda, se la provincia, il comando di polizia provinciale, ARPA, demanda ad altri ruolo di verifica, mi sta bene, ma che il comune demandi questa verifica alla stessa azienda. Siamo nel preciso caso in cui il controllore si autocontrolla. Allora io voglio capire l'attendibilità di queste analisi. Sappiamo tutti che se io sverso in un fiume del materiale, questo materiale corre e va. Allora se io il controllo lo faccio nel preciso momento, posso avere un dato. Se lo faccio dopo 2 o 3 giorni, dopo un mese, è chiaro che i dati cambiano. Allora, sarebbe importante capire se questa cosa è corretta. Anche per questo io avevo chiesto se Provincia di Milano, tramite il proprio settore che si dovrebbe occupare di questi temi ambientali, ma come abbiamo visto e come ho visto dalle risposte dell'assessore Bolognini negli ultimi 2 anni non ha praticamente fatto niente, figurarsi se è andato a controllare. Allora, chi è che sta controllando questa situazione? L'Eurogus? Cioè, sono loro che ci garantiscono che siamo sotto le 300 unità olfattive? ARPA, e qui passo nell'altro punto, dice che lo studio che loro hanno presentato mostra che l'impatto odorigeno sarà ridotto sui centri abitati e su tutti i recettori. Allora, se Eurogus presenta uno studio dove dice che saranno bassi le unità odorigene, i controlli li fa lui, permettetemi, io qualche dubbio ce l'ho. Qualche dubbio ce l'ho, piccolo, ma ce l'ho. Non mi sembra molto corretto. Allora, c'è questa situazione dei controlli, come avviene? ARPA non li fa, la Polizia Provinciale non li fa, la Provincia non li fa, li fa la stessa azienda, si autocontrolla. Comunque sappiamo tutti che anche nei procedimenti dell'autocontrollo, e parlo del settore alimentare che conosco, ogni azienda si autocontrolla e certifica il proprio autocontrollo, ma poi l'ASL esce e fa dei controlli a campione.
Io non ho segnalazioni di controlli fatti, o perlomeno ARPA è uscita il 19 di aprile del 2011, ha segnalato una difficoltà, perché c'è un superamento delle 300 unità olfattive, ma poi non è successo più niente. Allora, io credo che questa risposta sia insufficiente, perché manca di una verifica dei controlli. Io mi aspetto di capire effettivamente se questo studio presentato da Eurogus dopo la bellezza di quasi 8 mesi, anzi di più, 10 mesi, effettivamente va incontro a questo, cioè della riduzione delle emissioni d'origine. Per cui credo che si è vissuto in un immobilismo totale e in una mancanza di controllo. Mi auguro che adesso anche il settore qualità dell'aria faccia le verifiche, faccia delle verifiche a campione, perché altrimenti noi abbiamo che le analisi sono sempre corrette, ma le ha fatte l'Eurogus. E a me questo non va bene. L'altro chiarimento che avrei bisogno di avere riguarda questa parte, cioè questo studio che viene presentato in data 13 marzo, c'è scritto, viene presentato questo studio da parte dell'azienda per limitare le emissioni d'origine per l'ottenimento de necessa delle necessarie autorizzazioni edilizie. Ma per cambiare lo stato attuale, vorrei capire, perché io non ho avuto modo di vederlo, se cambiare l'attuale stato attuale dell'azienda o per poter ampliare il proprio impianto? Questo è l'altro aspetto che secondo me è da chiarire. Chiudo sul NOIA sul quale avevo fatto richiesta. So che il comitato che è venuto anche in commissione da noi a giugno aveva accennato a questo discorso del NOIA. Non si ha risposta, loro non hanno ricevuto risposte ufficiali pur facendo delle richieste al comune. E io mi domando, ma la provincia con questa risposta fa un po' lo scaricabarile, ma è stato effettivamente dato? Stiamo parlando del 2003. È stato effettivamente dato? Devo fare un accesso agli atti a Regione Lombardia perché qui nessuno ne ha conoscenza. Al comitato non è arrivata risposta, pur chiedendogli accessi agli atti. La provincia mi dice non ero presente, non so, io mi auguro che questa azienda abbia iniziato la propria attività con tutte le carte in regola, perché dal 2003 a oggi sarebbe gravissimo, soprattutto con tutti i problemi che ha sollevato.